come dire, tutte insieme a me mi hanno fatto venire i brividi. Ma in particolare quello che mi ha fatto venire i brividi è la cultura che non distingue più la sanità dalla malattia. Tu ci hai detto prima che cos'è la sanità di un essere umano, ma la cultura, ma come lo sa questo? Cioè, non lo vuole sapere. Prima la dottoressa Tommasi parlava della religione. Io un pedofilo che è un malato di mente grave non ci sto a che venga perdonato del peccato in un confessionale, io non ci sto proprio. Quindi qui nella cultura c'entra il discorso della religione, è una cosa pazzesca. Noi, tu che stai in trincea, che possiamo fare, Gabriella? Intanto io la voglio condividere questa responsabilità, perché l'inizio è quello che stiamo facendo, cioè lavorare nelle scuole, fare informazione, promuovere cultura, fare questi incontri, confrontarci su tematiche della sessualità come gioco di immagini, non come approvazione di un possesso fisico dell'altro che poi va a finire su, no? Beh, di prostituzione, stalking, tutto ci può mettere, no? Si dà deformata che la sessualità non può essere distruttiva, cominciamo a dirlo. Allora, intanto è quello che stiamo facendo e quindi ci mettiamo un pochino nella gocciolina del mare. Poi, che ti devo dire? Cerco un po' abbraccio, mi hai fatto no, una, 10 domande. Allora, in prima linea io confesso che questo libro lo consiglio agli adulti. Mi capita di fare consulenze a tappeto in ospedale, io lavoro in reparti, pronto soccorso, non specifichiamo bene di tutto, di più, io lo consiglio alle persone in genere, anche le persone in difficoltà che hanno problemi per esempio di salute e in certi momenti non sanno cosa leggere, di cosa interessarsi, dove indirizzare i pensieri. Io lo uso come primo strumento di sì, benessere, promuovo cultura, secondo me sanità mentale, proprio dire, parlare della teoria della nascita, di questo rio originario sano, per me fa cultura e mette il paletto cosa è sano e cosa non lo è. Allora, se c'è questa armonia della capacità diffondere pensieri e sensazioni nell'armonia del corpo, cioè sanità mentale, si procurano delle barriere, delle fratture, si perde il contatto con il primo anno di vita, con le immagini, con gli affetti, e lì c'è qualcosa che non va e non è la stessa cosa di chi ha mantenuto un rapporto con una nascita, con una capacità di immaginare, con un'affettività. Sono due cose completamente diverse. Ribadirlo fa stare bene a te che lo dici, ma anche a chi ascolta, perché io uso proprio come strumento di terapia. Non so se ti ho risposto abbastanza. Va bene? Ok. Bene, c'è qualche altra domanda? Sì? Volevo chiedere a Luce Tommasi, io ho sentito l'intervento e mi colpiva il discorso che facevi sulla libertà. Allora, la domanda è questa. A te, come per te, come donna e come professionista, perché so, tu sei una impegnata, hai una grandissima idea, il concetto proprio di libertà per te, per una donna, che cos'è? Guarda, diciamo che libertà è libertà e quindi è libertà sia per una donna che per un uomo. Diciamo che affermare la propria libertà ancora oggi è più complicato per una donna, perché secondo me libertà e libertà anche nell'informazione come donna è la possibilità di mostrarsi per quello che si è diffondendo i messaggi in cui si crede. È ovvio che la mia libertà finisce dove vado a intaccare la libertà dell'altro, questo è un principio generale.
però nel momento in cui la cultura dominante mi impone di apparire di non essere, a quel punto la mia libertà viene lesa. Non so se sono stata chiara. Cioè, io vorrei poter essere in tutte le mie manifestazioni, quindi anche e soprattutto nel mio lavoro, vorrei poter essere ciò che sono, al di là dell'immagine, diciamo, che qualcuno mi vuole appiccicare addosso. Cioè, io ho fatto per 20 anni la conduttrice televisiva, che credo che sia un mestiere difficile, non tanto per quello che tu vai a raccontare, perché leggi bene un testo, perché lo interpreti bene o perché lo racconti bene, perché dietro quell'immagine ci sei tu. Cioè, in realtà quello che passa attraverso l'immagine televisiva non è soltanto quello che racconti, ma la persona che comunque porta quel racconto, che dovrebbe essere autorevole ma anche rassicurante. Ecco, questa cosa, diciamo, di capire che dietro c'è una identità e quindi una libertà, è molto difficile da far passare, perché poi tu trovi molto spesso, anche nell'informazione pubblica, dei cliché a cui tu devi corrispondere, ed è molto più facile imporre questi cliché a delle persone magari molto giovani e che hanno magari un aspetto magnifico, però non hanno costruito una identità e quindi o non hanno la forza di una libertà, perché magari vivono nel precariato, perché diciamo non possono dire liberamente quello che pensano. Ecco, allora la libertà, secondo me, per una donna professionista, una donna che si vuole affermare in un ambito, è quella di poter essere ciò che è, al di là dei cliché che vengono imposti da un sistema. Ecco, su questo penso che ci sia ancora una grossa battaglia da fare. Dico nell'informazione perché è il settore che conosco, diciamo, l'ho vissuto in maniera diretta, però non soltanto nell'informazione, penso che anche in molti altri ambiti, nelle ASL, così come nella scuola, quando c'è una identità e un pensiero forte di una libertà, soprattutto se espresso da una donna, beh, insomma, non è sempre, diciamo, facilmente veicolabile. Ecco, io posso portare questa testimonianza, anche perché parte il controllo. Il controllo, però, questo voglio dire, e chiudo, il controllo è sempre uno strumento pericoloso in chi lo esercita. Io preferirei l'affidarsi, perché anche se tu controlli tutto e pensi di controllare tutto, ci sarà sempre qualcosa che ti sfuggirà quando meno te l'aspetti. Quindi io sono dell'idea che è giusto affermare la propria libertà, ma è giusto anche dare all'altro la possibilità di esprimere la propria, sempre però nell'ambito di un discorso in cui comunque io non vado a togliere niente a nessuno, perché nessuno poi deve togliere niente a me. Quindi questo è quello che mi sento di dire, insomma, per le mie esperienze. Grazie. Ecco. No, è molto bello questo concetto della libertà e mi viene in mente una premessa proprio del professor Fagioli in Bambino, Donna e Trasformazione dell'Uomo, quando appunto afferma cercare la bellezza negli esseri umani lasciandoli liberi di essere brutti. Cioè, nel senso che affermare, cioè, le cose belle della vita, l'amore, l'affetto, l'affettività, l'intelligenza, senza però essere violenti, cioè diciamo proporre queste cose e dare all'altro la possibilità, perché siamo tutti esseri umani, quindi all'altro la possibilità di recepirli con i propri tempi, con le proprie possibilità, insomma, ecco, questa, insomma, è importante questa affermazione. È molto bella questa notazione, perché la bellezza non è soltanto un fatto estetico, è un fatto interiore, e poi la possiamo chiamare anima, sensibilità, cioè ognuno dà la definizione che vuole, però in realtà la bellezza in una persona, al di là dell'età, della cultura, nasce proprio da quel percorso individuale che ha maturato nel tempo. Ecco, se noi non diamo possibilità
alle identità, di essere quello che sono, e quindi anche brutte, perché poi c'è sempre molto da imparare dal diverso. Io l'ho detto all'inizio, diciamo, del mio primo intervento, cioè la diversità è ricchezza, cioè anche da una persona che magari ha un handicap, estremizzo. Io ho avuto molto a che fare anche con la disabilità, perché poi la disabilità è, diciamo, un aspetto della persona, ma esiste poi un'interiorità che magari va a compensare quel deficit, diciamo, per cui penso ai ragazzi down, ma anche altri tipi di disabilità. Cioè, io ho trovato, diciamo, nel mio percorso delle disabilità, pur non essendo, diciamo, un esperto del settore, diciamo, comportamentali, vogliamo dire psichiche, molto più pesanti dal punto di vista relazionale rispetto alle disabilità, diciamo, delle persone etichettate come disabili. Allora, bellezza è anche poter essere brutti o quantomeno diversi da quello, diciamo, che è un cliché generalizzato, standardizzato, quello che la pubblicità propone, o il sentire comune propone, quindi quello consolidato, stereotipato, eccetera, impone. Cioè, ognuno è se stesso, punto. E la bellezza è proprio la somma di tante diversità che noi dovremmo cercare di incontrare, insomma, cioè ognuno deve incontrare l'altro nella sua interiorità. Ecco, io vorrei che venisse salvaguardato questo dalla famiglia, dalla scuola e anche dalle informazioni. Passo il microfono a Teresa. Grazie. Volevo tornare sul tema prevenzione e contraccezione, che mi sembra, insomma, che si unifichino nella parola pillola. Leggevo il 26 marzo sulla stampa un articolo che riportava una ricerca che parte dall'Università di Pisa, è stata pubblicata anche su una prestigiosa rivista britannica, in cui appunto si dimostra che la pillola non solo, contrariamente a quello che si dice, fa male, fa venire la cellulite, fa passare il desiderio e fa non so quante altre cose, ma che invece è addirittura preventiva rispetto ai tumori all'ovaio. Ecco, come mai queste cose non si sanno o si sanno molto poco, e come mai la stampa quotidiano ha stampato quello che tutta la stampa in genere non stampa mai? Ma negli anni 70 sui muri di Roma si leggeva pillola uguale cancro, e vabbè, l'abbiamo ampiamente superato, ma successivamente non si è mai precisato pillola uguale protezione invece rispetto ad alcune patologie come la patologia ovarica. Beh, c'è l'interesse a non enfatizzare questo aspetto, quindi perché non viene pubblicato dappertutto? Perché i medici non lo dicono? Forse alcuni medici lo dicono e specificano quanto sia importante utilizzare una contraccezione ormonale quando è consapevole la scelta, perché tra le altre cose si dice anche questo, che protegge dalle patologie ovariche, protegge dalla PID, dall'infezione pelvica disseminata che può portare all'infertilità. Quindi per i giovani, anche rispetto alle malattie sessualmente trasmissibili, la pillola protegge, è protettiva, al di là della protezione rispetto a una gravidanza consapevole. Ma questo si dice quando si vuole dire, poi se non si vuole dire si dice che fa venire la cellulite, che fa ingrassare, eccetera eccetera. Si dice in confessionale, ma non di fronte ad un'assemblea, giusto? È questo. Ma questo la Chiesa lo fa benissimo, cioè le cose che vengono dette in confessionali non si possono dire pubblicamente, quindi questo paese riflette questa cultura dominante di cui siamo intrisi, insomma, che ci piaccia o non ci piaccia. Prima, quando facevo il riferimento alla libertà di stampa, mi riferivo proprio alla chiacchierata che abbiamo fatto prima di entrare in questa sala.
E adesso ho ripreso il telefonino perché mi ero andata a cercare i dati. E dice il sole24ore.com, libertà di stampa, prima la Finlandia, Italia soltanto alla 57esima posizione dopo Botswana e Niger, e questo è su 179 paesi. Allora è chiaro che i messaggi che non sono, diciamo, in linea con il comune sentire o con, diciamo, una cultura dominante, che comunque in questo paese è molto permeata dalla cultura della Chiesa. Non so con questo Papa come andrà, però insomma finora, cioè, su alcune cose non credo che potrà mollare neanche questo, però insomma diciamo che qualcosina, hai capito, non certamente sulla natalità e non certamente perché il controllo della nascita è, lo dicevo anche prima, è dirimente, perché poi la donna, se no, se scopre di essere così potente, dipende anche da noi questo, dalla consapevolezza che abbiamo, ma questo perché non dobbiamo lavorare in opposizione all'uomo, ma perché è proprio in comunione, in accordo, però ognuno nel rispetto del ruolo dell'altro, insomma, quindi senza prevaricazioni. E quindi alla fine la stampa, diciamo, a discendere è così. Insomma, io ho conosciuto, personalmente conosco un sacerdote che da anni dice cose diverse, insomma è padre Alberto Maggi, se vi capita di leggere qualcuno dei suoi libri, magari sono anche qui, leggetelo. Lui ha sempre predicato cose, pur stando dentro la Chiesa, molto diverse da quelle che la Chiesa ufficiale ci dice, perché poi in realtà la Chiesa è, diciamo, una struttura che non ha niente a che vedere con quello che scrivono i Vangeli. I Vangeli non mettono questi limiti, va bene, non sono cose inventate, cioè scritte nelle Sacre, sono cose che sono state dette a posteriori, no? E questo, diciamo, sacerdote è stato ampiamente criticato, ha rischiato le scomuniche, ma ha continuato la sua battaglia all'interno della Chiesa, predicando un unico messaggio, quello dell'amore e dell'incontro e dell'accoglienza, anche rispetto al diverso, anche rispetto all'omosessuale, perché tu non puoi dire, tu puoi essere omosessuale però non devi praticare, è come dire che una pianta non può essere innaffiata, no? Quindi c'è ma deve morire, alla fine c'è, questo è, quindi teniamo conto che la stampa, non liberamente intesa, è anche espressione di questa cultura, insomma, e quindi non meravigliamoci. Poi, insomma, lo dico, questo è Reporter Sans Frontières, insomma, i dati sono comunque quelli che ogni anno fa questa indagine, capito? L'Italia non è messa benissimo, insomma, c'è ancora molto da recuperare, i paesi nordici del nord Europa sono messi molto meglio. Qualche altro intervento? Sì? No, senta, io volevo fare una precisazione per quanto riguarda la religione cattolica, in genere tutte le religioni. Cioè, secondo me chi nei secoli ha ucciso proprio il rapporto uomo-donna è proprio la religione. Cioè, la religione cattolica la nega, cioè la donna. Cioè, nel senso, già proprio come concetto, cioè il concetto dell'aldilà, cioè quindi toglie tutto tutta la ricerca che c'è e che si può sviluppare nel rapporto umano e non extraumano tra l'uomo e la donna. Quindi cioè, parte da un concetto di alienazione, no? Cioè l'uomo è alienato perché c'è questo Dio superiore che poi entra nell'uomo, no? Quindi ecco appunto quando Feuerbach dice che l'uomo crea Dio, quindi ecco riprendiamoci questa umanità, questa materialità del rapporto uomo-donna al di fuori di qualsiasi ideologia religiosa, allora forse riusciremo a fare una ricerca. Allora, se non ci sono altre domande, io direi che potremmo chiudere con questo meraviglioso intervento della signora, quest'ultimo intervento che attinge alla teoria della nascita di Massimo Fagioli e che vede appunto nel suo pensiero nuovo una ricentralità della figura della donna intesa come immagine femminile, come scoperta dell'immagine femminile.
Grazie. Grazie a tutti e alla prossima.